I familiari di Matteo Bertoldo, il 38enne di Piovene Rocchette, spirato in ambulanza 10 giorni fa dopo una serie di medicazioni al pronto soccorso e ricadute per un problema di salute non chiaro, hanno potuto organizzare finalmente le esequie del proprio congiunto. La Procura di Vicenza, dopo aver acquisito le note relative al tragico fatto, ha aperto un fascicolo informativo e disposto l'effettuazione dell'esame autoptico sulla salma del padre Vicentino. Considerate le circostanze della morte, in ipotesi per cause naturali, si è reso necessario per appurare l'esatta natura del problema di salute che ha afflitto Matteo, per poi vagliare le tappe multiple in ospedale che hanno preceduto il decesso e capire se la vita del giovane poteva essere salvata. Gli esiti dell'autopsia, che saranno integrati dai referti agli esami di laboratorio, sono protetti dal massimo riservo. Intanto la data del funerale è stata fissata per domani pomeriggio. Il feretro giungerà nella chiesa di Santo Stefano alle 15:30.